È il 30 settembre 2021. Dopo 7 anni e mezzo, la Cimina torna a giocare una partita di Champions League. Sono stati 7 anni lunghi, pieni di delusioni, di false partenze, di sogni andati in frantumi. Ma alla fine il Milan ce l'ha fatta. È riuscito a qualificarsi per la coppa che un tempo era la sua. A San Siro, davanti a 40.000 spettatori, sold out per i tempi che corrono, la squadra allenata da Pioli è carica, pronta, ma sa che ha davanti a sé una sfida dall'immane difficoltà. A Milano è arrivato il Paris Saint-Germain. Il PSG che può permettersi Gigio Donnarumma in panchina, che può far fare tribuna a Mauro Icardi, che ha preso Cristiano Ronaldo e soprattutto Leo Messi. I due, dopo aver diviso i fan di tutto il mondo per 15 anni su chi fosse il giocatore più forte della storia, giocano insieme per la prima volta in carriera. E proprio a San Siro i due partono titolari per completare 2/3 del tridente più forte di sempre, visto che il terzo è Neymar. Mbappé, nel mentre, è volato a Madrid. L'impresa che tocca al Milan sembra titanica. L'11 scelto da Pioli è quello di Gala: Magnon, Theo Kjaer, Tomori Calabria, Kessié Bennacer, Salmekers, Brahim, Rebic, Ibra. Per il momento Giroud parte in panchina, ma Pioli, oltre a lui, Florenzi e Leao, ha un'arma segreta. Fischio d'inizio, il boato di San Siro che dà il bentornato alla sua squadra, i cori contro Donnarumma. Tutto fa pensare a una notte magica, a una notte europea del Milan, ma dopo 4 minuti Leo Messi salta Theo, apre sulla sinistra dove trova Neymar, che ne mette a sedere 3 e pennella un cross per Cristiano Ronaldo, 1-0 Parigi. Si riparte, ma il Milan sta già scricchiolando. Ora è Verratti che salta Bennacer, apre ancora per Neymar che si accentra ma viene steso a 25 metri dalla porta. Punizione per il Parigi, da posizione perfetta. Sulla palla si presentano Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Parte Messi, ma non tira. Tocca Neymar, ma finge anche lui. Arriva Cristiano, tira, barriera. Ma la palla torna a Messi, che con un sinistro a giro la piazza sotto al 7, 2-0. I ragazzi rossoneri sono a terra. Capitan Calabria prova a dare la carica. Gli occhi di Kjaer cercano di rianimare i compagni. Ibra osserva tutto, ma non espone le sue perplessità, anche se Salmeker saggiamente continua a evitare il suo sguardo. Il Milan prova qualcosa, ma niente. Il primo tempo finisce 2-0. All'intervallo tutti sono sicuri che la partita sia già finita. Nel mentre proseguono i cori contro Donnarumma in panchina. Inizia il secondo tempo. Il PSG tiene palla, fa tiki-taka, illumina il prato milanese con giocate che riescono persino a strappare degli applausi da parte del pubblico avversario. Al decimo minuto c'è un'altra punizione per il Paris Saint-Germain. I soliti tre sulla palla. Stavolta tira Neymar, non prende la barriera. La parabola è perfetta, troppo perfetta. La palla colpisce l'incrocio dei pali. Finisce sui piedi di Calabria che la spazza, ma in qualche modo trova Giroud appena entrato. Olivier tiene il pallone, lo dà Ibra che immediatamente la gira a sinistra. Lì, come sempre, trova Theo. E l'unico uomo che il PSG ancora non ha comprato, Fred Akinnava, con una cannonata sul secondo palo. È 2-1. Il pubblico è in delirio totale. I fumogeni si accendono. Partono altri cori per Donnarumma. Poi Stefano Pioli si gioca all'all-in. Non della partita, ma della sua carriera. Fa un cambio. Esce Zlatan Ibrahimovic. Entra Junior Messias, attaccante trentenne ex Crotone, che fino a 2 anni prima giocava in C, al Gozzano. Stavolta San Siro si gela. Non partono applausi, ma neanche fischi. E neanche i cori per Donnarumma. Silenzio assoluto. Un silenzio assordante. Il Milan si dispone con un 4-2-3-1 con Florenzi, Leo e Messias dietro a Giroud. Un attacco inedito, ma è l'attacco che dovrà ribaltare la partita contro la squadra più forte del pianeta. Il PSG continua ad avere la palla, il Milan continua a corrergli dietro. Messi per Ronaldo, Ronaldo per Messi. I fan non milanisti non riescono a credere i propri occhi. Poi Cristiano prova un tunnel a un altro neoentrato milanista, Rade Krunic, ma il tunnel non gli riesce. Rade prende palla, lancia immediatamente verso Florenzi che crossa per Giroud, scorpione del campione del mondo che obbliga Navas a un vero e proprio miracolo. La palla sta per arrivare a Sergio Ramos, ma se dopo 15 anni ora è nella stessa squadra di Messi, purtroppo per lui Messias è ancora un suo avversario. E il brasiliano arriva più veloce di tutti, ribattendo in rete il pallone. È 2-2. Il Milan ha rimontato il PSG. Messias ha salvato il Milan, ma c'è ancora tempo. È l'88esimo. Verratti la dà a Neymar, che riprova per l'ennesima volta un numero dei suoi, stavolta su Tomori. Tomori viene inizialmente saltato, ma proprio quando Onei cerca il tiro a giro, il nostro difensore si ridesta. E al secondo tentativo riesce a strappare il pallone dai piedi del brasiliano. La palla arriva a Krunic ancora, che sa benissimo cosa fare. Finge di andare a destra, ma poi rientra e fa un tunnel a Cristiano Ronaldo. San Siro è una bolgia. Il diavolo è indiavolato. La palla arriva a Kessié, che ancora non ha rinnovato, ma non per questo si risparmia. Frank corre. Corre, lasciandosi dietro Verratti, Messi e compagnia cantante. La passa in avanti dove trova Giroud, che serve ancora sulla sinistra Theo. Theo arriva sul fondo, mette una palla dietro dove arriva, indovinate chi? Proprio lui, Junior Messia, che la piazza rasoterra. Cristiano e Messi non ci credono. È il gol che Leo aveva fatto nel classico. Ma stavolta non è stato Messi, è stato Messias. Non è il Bernabeu, è San Siro. E il Milan ha vinto. Il calcio mondiale ha un nuovo idolo. L'era di Messi è giunta. È arrivato il tempo di Messias.